Seconda giornata di Made in Italy, si è aperta la mostra di questi 100 ceramisti provenienti da tutta Italia a Faenza, una giornata, quella del sabato, che è andata molto bene, Paola Casta, e si prospetta bene anche oggi, una splendida giornata di sole. Sì, siamo molto molto contenti, ieri è andata molto bene, abbiamo visto tanto passaggio, abbiamo visto anche tante persone con le, insomma, girare con le borsine, questo significa che hanno anche acquistato e noi ovviamente siamo molto attenti al rispetto di tutte le varie normative che ci sono in questo momento, devo dire che abbiamo visto tutti con la mascherina, quindi anche su questo siamo molto molto contenti. Anche dai nostri ceramisti abbiamo avuto un feedback molto, insomma, molto molto buono, perché hanno visto un buon passaggio, hanno visto persone interessate, persone che sono venute perché sentivano la mancanza di argilla e hanno apprezzato molto il fatto che fosse comunque stato organizzato un evento sulla falsariga di argilla, quindi in cui le persone possono vedere, conoscere la ceramica e naturalmente anche acquistarla. Nella giornata di oggi, oltre alla visita possibile a tutti gli stand, che cosa c'è? Questa sera abbiamo uno spettacolo di marionette e burattini, si chiama Pupazzi d'amore e sarà organizzato in Piazza Nenni alle ore 18 ed è uno spettacolo con ingresso appunto libero, gratuito, ed è organizzato in collaborazione con la Croce Rossa di Faenza e diciamo in collaborazione con il discorso di Faenza Baskers. È un evento nazionale, questo Made in Italy, però dimostra ancora una volta che Faenza è capitale mondiale della ceramica. Assolutamente sì, i ceramisti italiani che sono qui oggi ci hanno detto che sono contenti di essere a Faenza, perché a Faenza si respira ceramica e un evento così ha senso che sia organizzato a Faenza per il respiro che può dare appunto a livello nazionale e compatibilmente con il contesto in corso anche appunto europeo ed internazionale.